nella stanza. Ma direi di cominciare. Iniziamo. Sì, bene, Bene, ottimo. buonasera a tutti, grazie ancora di essere qui. Vi diciamo due parole su di noi prima di iniziare ad entrare nel vivo. Io sono Alessandro e sono un business developer, quindi quello di cui mi occupo è parlare con i nostri clienti attuali e futuri per individuare insieme a loro il modo in cui possiamo supportare le loro strategie di training e di sviluppo delle persone. Io invece sono Matteo, sono un business designer e mi occupo invece di supportare, diciamo, il nostro team di strategia, prodotto e vendite nella definizione nel raffinamento, diciamo, del nostro modello di business. E lo faccio cercando di applicare tecnologia agile, approcci di design thinking o, se vogliamo, diciamo, di ascolto generativo, come piace definirli a me, perché poi al centro di tutto, come dico sempre nei webinar in cui partecipo, ci sono le persone e l'ascolto di quello che loro pensano, di quello che loro vivono. E a maggior ragione in quello che vedremo oggi, il tema che affronteremo oggi, questo è ancora più centrale. Insieme ad Alessandro, tipicamente noi ci definiamo degli allenatori di conversazioni, perché sostanzialmente operiamo per una società che si chiama Skill Gym, che di fatto si occupa di questo, si occupa di realizzare una piattaforma di digital roleplay che consente alle persone di allenarsi nel sviluppare le loro capacità relazionali e di comunicazione. Questo è Sì, quello oggi di cui ci occupiamo. infatti oggi vorremmo portare una serie di spunti pratici su come il fattore umano e culturale rappresenti la vera chiave per una modalità di lavoro che si voglia definire realmente smart. Ed è un tema particolarmente attuale nel momento storico che stiamo vivendo in questi giorni, sicuramente, però lo era già da prima. Lo era in tutte le realtà che stanno attraversando un percorso di crescita autentica e di cambiamento. Quindi il nostro non vuole essere un elenco esaustivo, ma vuole essere un viaggio attraverso gli elementi primari che abbiamo rilevato nel corso della nostra esperienza. Ovviamente poi ci sono molti altri aspetti che potrebbero essere citati e che anzi vi invitiamo a suggerirci durante il webinar. Piccolo disclaimer, non siamo psicologi, non siamo coach, però siamo esperti nell'allenamento delle conversazioni attraverso la pratica. E inoltre abbiamo qui con noi due graditi ospiti che a breve vi presenteremo che ci accompagneranno in questo percorso. Ecco, solo un'ultima cosa tecnica prima di partire. Abbiamo due strumenti per mantenere la conversazione aperta, sono il nudge e il poll. Quando vedrete comparire il simbolo nudge, questo rettangolino giallo sullo schermo, significa che sarà il vostro turno per interagire con le vostre considerazioni e risposte usando l'area chat. Ovviamente potete comunque continuare a farlo durante tutta la sessione usando la stessa area. Quando invece comparirà quest'altro simbolino sullo schermo, eccolo qui, in un rettangolino viola, sarà il momento di fare un poll, quindi di votare in un sondaggio. Sì, Ecco. magari vi chiedo di provare ad utilizzare la chat, così attiviamo anche il canale. Quindi scrivete chi siete, un saluto, da dove venite, insomma, un commento, qualcosa per cominciare a riempirla e vedere che, insomma, che lo strumento funzioni. Intanto proseguiamo. Grazie, funziona. Vedo che arrivano i ciao a tutti. Certo, Perfetto, ciao. fantastico, Io ottimo. direi di vedere insieme velocemente l'agenda di questo webinar. Allora, faremo una prima introduzione in cui parleremo in generale della smart working culture, no? In modo tale da iniziare ad addentrarci nell'argomento che vogliamo portare avanti. Poi lasciamo la parola alle nostre ospiti, Marta e Giovanna, che presenteremo meglio dopo. Dopo faremo anche, sulla base di quello che ci racconteranno, una serie di riflessioni sull'impatto delle conversazioni, no? All'interno della cultura dello smart working. Poi passeremo alle conclusioni e al momento di Q&A. Fantastico, ci Ok. salutano Genova, Bologna, Como, via che Come? partiamo. Fantastico. Allora, siamo pronti per cominciare. Partiamo da una premessa, no? Dal fatto che le nostre abitudini sono certamente cambiati negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? Stiamo tutti quanti, più o meno, quasi tutti, facendo smart working, ma oggi vogliamo chiederci se lavorare a distanza può essere considerato sempre smart. Certamente anche a voi gireranno in testa domande come cosa rende il lavoro smart anche al di là della remotizzazione, no? Perché il lavoro smart esisteva anche prima, no? Di questa distanza forzata alla quale siamo stati costretti da questa situazione incredibile.
Quindi andiamo per gradi. Cominciamo dal concetto di smart, partendo proprio dalle definizioni. In italiano diamo spesso a smart una traduzione un po' maliziosa di furbo, ma noi preferiamo un'altra traduzione possibile del termine, che è quella di intelligente, no? Quindi applichiamo questa definizione, smart intesa come intelligente, al working. Diciamo subito, per levarcelo dal campo, che esiste una normativa in Italia che regola il cosiddetto smart working, che dà una serie di indicazioni operative per le aziende su come mettere in pratica il lavoro agile, no? Anche in relazione ad orari e rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Ecco, noi vogliamo oggi ampliare il discorso per sottolineare come lo smart working sia un fatto culturale, quindi parlando della cosiddetta smart working culture. E nello specifico crediamo che lo smart working parta da una serie di elementi operativi, decisioni e azioni che alimentano però un obiettivo che va oltre, che supera il fattore della produttività. Comunque l'aumento di produttività è una conseguenza spesso dell'applicazione virtuosa dello smart working. Quindi abbiamo provato a dare una definizione, no, di questo obiettivo ampio, no, più alto dello smart working, che secondo noi è questa, che leggete qui: mettere al centro il benessere delle persone per consentirgli di avere un impatto positivo verso gli altri e verso la propria organizzazione, agendo in coerenza con un insieme di valori condivisi e creando un circolo virtuoso che diffonda gli stessi valori in maniera esponenziale. Ecco, abbiamo scelto questa definizione perché pone l'accento su due aspetti chiave. Uno, la centralità delle persone. E il secondo, la stretta relazione tra il loro benessere individuale e la capacità di creare relazioni autentiche, efficaci e in qualche modo generative, no? Insieme agli altri. Ecco, questa è la vera chiave, a parer nostro, per far crescere e prosperare ogni forma di business. Però per raggiungere questo fine occorre innanzitutto realizzare alcuni fattori. Ecco, noi adesso, facendo una lista non esaustiva, ne elenchiamo alcuni. E vi invitiamo, mentre Matteo ce li illustra brevemente, a condividere la vostra opinione, quindi nella chat, e citarne anche altri dalla vostra esperienza diretta. Vai, Matteo. Perfetto, grazie Ale. Vi invito appunto a comunicare attraverso la chat, citandone altri. Ora faremo un elenco, esaustivo, non esaustivo, ma sicuramente che viene dalla nostra esperienza. Il primo elemento è quello della fiducia, no? La fiducia tra l'azienda e l'individuo e viceversa, che è certamente uno degli elementi essenziali, crediamo, per sostenere una cultura di smart working, che in qualche modo abiliti il benessere personale, che effettivamente poi è diverso per ognuno di noi, e che dia in modo particolare la serenità necessaria alle persone per far proliferare questa cultura, perché poi, come sappiamo, la cultura si espande nel momento in cui non è di un singolo, ma diventa di un gruppo, di un'organizzazione. Sicuramente quindi la fiducia è un elemento chiave. Un altro elemento, visto questa immagine particolare, è la flessibilità, no? E la flessibilità ovviamente prende diversi aspetti. Io qui mi riferisco ad aspetti come quelli dell'orario di lavoro, ovviamente, l'abbiamo parlato prima anche in relazione alla normativa, e anche della location fisica, dove questo viene svolto, evidentemente. Ecco, c'è anche da considerare poi che tutti gli elementi precedenti non hanno modo di esprimersi se il focus, non, dell'azienda, l'attenzione che l'azienda ha sulle proprie persone, non si evolve. Non si evolve come? Guardando, ad una produttività, come citava Alessandro prima, legata agli obiettivi e ai risultati invece che al processo, no? La produttività quindi perde, nell'ottica della cultura dello smart working, una concezione di misura del tempo destinato ad ogni task. Il che non vuol dire che le scadenze non esistono più, per carità, ma che il timing della gestione del lavoro per raggiungere questi obiettivi, che ha un certo grado di libertà. E ovviamente questi elementi sono imprescindibili, per valorizzare l'autonomia del singolo, no? E rendere possibile decisamente una personalizzazione dell'esperienza di lavoro, e anche, perché no, una sua virtualizzazione, che poi è supportata dalle diverse tecnologie che oggi abilitano lo smart working, che possono essere più avanzate, meno avanzate, che stiamo sperimentando tutti in questo periodo, non da ultimo quella su cui vi parliamo. Quindi in questo momento noi siamo in un webinar in Zoom, siamo contemporaneamente live su YouTube,
Quindi abbiamo delle tecnologie abilitanti. Ecco, non le abbiamo messe come fattore a sé, le tecnologie, perché crediamo che siano, come dire, un fattore comune a tutti gli elementi che stiamo valutando oggi. E quindi le diamo quasi, diciamo, un po' per scontato. Facciamo un piccolo recap, insomma. Abbiamo detto sostanzialmente che i quattro punti qui sono la fiducia, la flessibilità, il focus sugli obiettivi e l'autonomia. Ecco, come prima cosa vi lancerei un primo poll molto, molto veloce per scaldare tutti, diciamo, e vi chiederei, adesso vediamo se riesco a lanciarlo qui, ma come siete messi nelle vostre aziende rispetto a questi elementi? Quindi fiducia, flessibilità, focus sugli obiettivi, autonomia. Insomma, quali ritieni che sia l'elemento sul quale la tua azienda sta puntando maggiormente? Qualche secondo per rispondere, quindi guardo in alto perché ho le slide qui, quindi fiducia, flessibilità, focus sugli obiettivi, autonomia. Su quale la vostra azienda sta puntando di più? Poi c'è anche nessuno, volendo, che insomma è già una bella risposta, tutto sommato. Ok, stiamo votando, il 30% ha votato. Scaldiamoci un po', Matteo ci dice nella chat tutti e quattro, fortunatamente. Molto bene, Matteo. Molto bene per Matteo. Molto bene per Matteo e per chi lavora con lui, ma soprattutto Matteo, tu hai una responsabilità a questo punto, devi raccontarci di più su come lo state facendo nella chat e devi farti un po', come dire, testimonial di questo e anche, come dire, portatore di questa cultura, quindi sappi che non finisce lì, non... anzi, la cultura dello smart working è qualcosa che va diffuso e quindi, anzi, diciamo che hai un ruolo ancora più importante degli altri. Ok, 80% hanno votato, quasi un minuto dalla fine, quasi un minuto, scusate, di poll aperto. Gli ultimi, ancora un paio se vogliono votare, lo chiudiamo tra 3, 2, 1, ecco qua. Share results, eccoci. Bene, bene, abbiamo un interessante, bene, nessuno ha detto nessuno, quindi un nessuno alla seconda, meraviglioso, questo è già un buon elemento per capire dove siamo oggi con le nostre aziende. Diciamo che il primo, quello su cui si sta investendo di più, è il focus sugli obiettivi, e questo... È interessante perché questo è sicuramente figlio anche di una teoria di business che sta cambiando e che già era cambiata in passato, no? Quindi è il primo step, quello degli obiettivi, quello di lavorare si dice per obiettivi, no? Quindi assolutamente interessante, poi seguono fiducia, flessibilità. Mi chiedono, potresti ripetere focus su obiettivi? Cosa vuol dire? Grazie per la domanda, Cristina. Vuol dire sostanzialmente che l'azienda si focalizza sugli obiettivi e meno sul processo per raggiungerli, quindi ti dà sostanzialmente l'autonomia di muoverti con un certo grado di libertà con l'idea di misurarti il raggiungimento di quell'obiettivo, invece di legare la produttività, ad esempio, a quanto tempo stai in ufficio, quante ore lavori su quell'obiettivo, ma invece viene vista in altre ottiche. Poi se qualcuno vuole aiutarmi a rispondere a Cristina, liberi di farlo. Adesso Matteo si è preso, diciamo, l'impegno di dirci di più, poi torneremo da lui su questo. Proseguiamo intanto. Intanto continuate a comunicare con la chat, perché funziona molto bene per condividere, ed ovviamente essendo un momento di condivisione, tutti gli altri possono beneficiare da quello che scrivete. Allora, dicevamo... Interessante quello che scrive Matteo. Beh, poi lo riprendiamo magari. Io vorrei aggiungere qui una prima riflessione, insomma, che quest'oggi è l'idea quella di oggi è di fare un po' di riflessioni insieme. Quindi una prima riflessione che emerge da questi punti, mi sento di dire che è certamente legata al fatto che lo smart working implica aspetti che vanno oltre la definizione di telelavoro o di remote working. L'abbiamo messo nel titolo del webinar, ma sicuramente c'è questo. Quindi ci piace sottolineare come questi elementi che vedete qui sullo schermo e sui quali avete anche votato, insomma, possano funzionare solo se viene realmente implementato un nuovo modo di concepire anche il modello di leadership e di performance dell'organizzazione. Quindi fiducia nel rapporto individuo-azienda, flessibilità, focus sugli obiettivi, autonomia portano una vera evoluzione, direi win-win, se sono conseguenze di un mindset comune a tutti i livelli dell'organizzazione. E non basta certo mettere le persone, diciamo, in remote working, consentire loro di lavorare da casa per creare un mindset comune. La creazione di una cultura condivisa è un processo che richiede tempo, innanzitutto, che richiede leader che diano l'esempio e che richiede anche una spinta dal basso, diciamo, alimentata da relazioni e da conversazioni, come vedremo poi oggi, potenti, conversazioni tra le persone. Ecco, questo della smart working culture è comunque un tema molto importante sul quale moltissime organizzazioni si stanno interrogando, anche prima dell'emergenza Covid, insomma, e fa parte di un più ampio concetto che è quello del future of work, no? Di cui abbiamo sentito parlare
parecchio negli ultimi anni. Diciamo, in questo approfondimento sul concetto di Future of Work, molto veloce, vi segnaliamo qui una definizione che da Forbes, no? Che racconta di questi cinque pilastri, quindi fluid gigs, quindi andare oltre la rigidità dell'organizzazione gerarchizzata e guidata da organigrammi, piuttosto che una forza lavoro decentralizzata, focalizzarsi sulla motivazione per aderire ad un'azienda e lavorare in quell'azienda, quindi tutto il tema del purpose, dell'ingaggio delle persone, ovviamente il tema della formazione che non deve mai smettere, e poi la tecnologia che aiuterà, no, aumenterà i lavori dell'uomo invece che, come qualcuno crede, sostituirli. Ecco, è un momento ancora quindi un piccolo nudge, quindi altri elementi chiave che voi ritenete interessanti del Future of Work, elencateli come state facendo per le altre cose nella chat e ne discuteremo. Vi segnalo tante ricerche ci sono sul Future of Work, ve ne segnalo una che mi è sembrata molto pratica, che è quella di Alessandro Rimassa, che vedete qui e che è uscita su LinkedIn qualche tempo fa, 11 best practice per una nuova people-centered strategy. Ci sono 11 interviste con HR ed elenchi su quelle che sono i punti chiave che questi fanno emergere. Per chi non è avvezzo ai webinar Skill Gym, noi consigliamo sempre un po' di libri, un po' di letture, e vedete qui, questo è il primo consiglio di lettura, ecco. Ce ne saranno altri durante il webinar, e non vi preoccupate perché alla fine manderemo un file con tutti i consigli di lettura che abbiamo suggerito, ma soprattutto con anche i vostri. Quindi se avete ricerche, consigli, libri, scriveteli nella chat, perché poi li includeremo nel file che manderemo a tutti. Quindi diciamo che passiamo oltre, passiamo a oggi capire come le aziende stanno agendo. Oggi abbiamo qui due ospiti che stanno agendo sul Future of Work, sullo smart working e come stanno reagendo a questa emergenza. Abbiamo invitato due ospiti, vedete qui le loro nomi, sono Marta Cavagnè di Manpower e Giovanna Bellezza di Team, con i loro ruoli. Farei un momento di intervista a loro due, partendo da Marta. Lascio la parola ad Alessandro per, insomma, spremere un po' di conoscenza da Marta. Bene, bene, iniziamo con la spremuta. Marta, togli il mute. Allora, quindi assolutamente fatto. Ecco, allora iniziamo da Marta Cavagnè, che è Head of Large Enterprise Department e Innovation Leader di Manpower Group Italia. Tanto ciao Marta, grazie di essere qui con noi. Ciao a tutti, buonasera. Marta, ti faccio un po' di domande tutte insieme, giusto per non far capire che ce le avevamo preparate. Ti lascio poi. Ci piace andare a braccio, ok. Allora Marta, raccontaci intanto chi sei, qual è il contesto della tua organizzazione, le principali sfide che avete dovuto affrontare in questa emergenza, poi quali sono le azioni che avete messo in campo e eventualmente quali sono stati i passi falsi che avete dovuto gestire. E poi per finire mi piacerebbe sapere, visto che è il tema centrale dello scambio di oggi, in che modo siete riusciti a far leva sui rapporti umani e sulle conversazioni per fare il salto da remote a smart working. Ok, quindi a te Marta. Bene, allora grazie Alessandro, grazie a chi stasera è qui con noi in questa serata uggiosa, direi, non so da voi, ma a Milano piove, fa freddo. Niente, allora, la prima cosa che, anzitutto sono contenta di aver detto buonasera, perché ogni tanto con questo smart working faccio fatica a riconoscere la giornata dalla sera, e in alcuni contesti non solo non tolgo il muto, ma inverto la sera, il buonasera col buongiorno. Quindi ho preso già un punto oggi a mio favore e ho azzeccato il momento della giornata. Allora, io sono Marta Cavagnè e opero nel gruppo Manpower, e sono la responsabile del Large Enterprise Department. Di cosa mi occupo? Sostanzialmente del disegno e della progettazione delle soluzioni per tutti i nostri clienti che afferiscono al segmento che noi chiamiamo enterprise, ovvero le multinazionali, i grandi gruppi nazionali ed internazionali, appunto. Allora, io, quando Alessandro mi ha chiamata e mi ha proposto di partecipare a questo evento e mi ha condiviso i contenuti, sono stata entusiasta, ho accettato la sfida subito, perché credo che
raccontare che cosa sta facendo Manpower Group in questo momento sia il racconto in realtà di una prova di, lasciatemela chiamare coerenza. Perché parlo di coerenza? Perché insomma Manpower Group è un top player nei servizi HR e quindi il Covid impatta profondamente su tutto ciò che è il mondo dei servizi HR, il mondo delle persone, della loro vita e quindi insomma, è anche una bella responsabilità in qualità di leader in questo settore poter parlare di quello che stiamo facendo. E in più anche perché io non sono parte, come vi ho detto, di una struttura HR e mi piaceva condividere con chi aveva volontà di ascoltarmi che cosa in qualità di senior manager di questo gruppo sto vivendo nel mio day by day. Allora, che cosa abbiamo fatto? Anzitutto abbiamo risposto all'emergenza. Rispondere all'emergenza è significato sostanzialmente creare un team di gestione della crisi composto da più componenti e che arrivavano da diversi ambiti della nostra organizzazione per non perderci dei particolari importanti appunto nella gestione della continuità. Ci siamo ovviamente anche interfacciati con il nostro quartier generale a Milwaukee. E abbiamo attivato un piano di business continuity che ci ha portato a lavorare da remoto e quindi a mettere in sicurezza le circa 230 filiali che abbiamo su tutta Italia. Abbiamo anche una filiale a Codogno e il giorno stesso in cui, insomma, la notizia è saltata alla cronaca, il lunedì 24 febbraio la filiale di Codogno era chiusa e da lì via via abbiamo continuato a chiudere le filiali in corrispondenza di quelle che erano le disposizioni dei decreti ministeriali, dei decreti, scusatemi, del Presidente del Consiglio. Ovviamente tutto questo è stato fatto mantenendo comunque una continuità del nostro business, del nostro operato, perché ricordiamoci che come Manpower Group abbiamo dato una risposta anche alla necessità di lavoro flessibile che alcune aziende operanti nei settori che in un momento di contrazione, diciamo così, per l'Italia invece avevano un trend importante di attività da svolgere in crescita, quali i servizi ospedalieri, la grande distribuzione organizzata, bene, in questi servizi, su queste industrie ci siamo focalizzati e abbiamo continuato a lavorare in maniera assolutamente centrata e abbiamo supportato quindi chi banalmente magari vi ha consegnato la spesa a casa tutti i giorni. Tutto questo però l'abbiamo fatto e torno a un concetto che prima ci ha enunciato anche Matteo, mettendo le persone al centro, cioè people first. Per noi people first vuol dire mantenere la nostra continuità aziendale e mantenere il focus sulle esigenze dei nostri clienti, ma garantendo la sicurezza di tutte le persone che entrano in contatto con noi, di chi parliamo, di cosa parliamo. Parliamo di 1.800 collaboratori, quindi di persone che sono assunte direttamente da Manpower Group in Italia. Parliamo di oltre 30.000 lavoratori con un contratto in somministrazione e di tutti i candidati che giornalmente entrano nelle nostre filiali e vengono in contatto con noi. Chiudere la filiale è stato un po' un sacrificio perché in un mondo totalmente digitale, il contatto umano viene rappresentato dalle filiali, quindi è stato un sacrificio che abbiamo fatto, ma era necessario. Veniamo al continuo di questa slide e proseguiamo parlando esattamente di che cosa abbiamo fatto per garantire che da remote, si cominciasse a parlare di smart working. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo coordinato insieme al nostro dipartimento HR e insieme al marketing e communication tutta una serie di webinar che partivano dai concetti più basilari di paradossalmente come utilizzare uno strumento di collaboration, come lavorare in smart working, fino a temi più, diciamo, di attualità di questi giorni, perché ormai siamo anche noi evoluti insieme a questo Covid. A temi di gestione del team, di lavoro per obiettivi, di che cos'è un leader. E quindi stiamo anche noi al nostro interno interrogandoci tutti su come migliorare in questo periodo e come prendere questa come una bella sfida e anche un'opportunità.
La coerenza, di nuovo, torno a parlare di coerenza, che stiamo cercando di portare internamente attraverso questi webinar, è quella che ci porta anche ad utilizzare lo stesso strumento, ma anche, diciamo così, a guidare con lo stesso approccio i candidati e i nostri clienti. E quindi da settimane ormai organizziamo webinar con i nostri candidati, sempre parlando del future of work a cui accennava Matteo prima, su temi di personal branding, su temi di design thinking, e la stessa cosa stiamo facendo con i clienti, portando però alla, diciamo, portando l'attenzione su temi di leadership, di innovation all'interno di Manpower Group. Nonostante il Covid, stiamo portando avanti dei progetti di open innovation e stiamo lavorando in design thinking con le persone per cercare di sfruttare la creatività che in questo momento ci aspettiamo nelle nostre persone arrivi, perché in questi frangenti, quando tutto in qualche modo è un po' scombussolato, sicuramente le persone danno il meglio di sé. Veniamo alla slide successiva. Quali sono le sfide che abbiamo? Scusate, faccio ancora un punto, perché mi sono ricordata che Alessandro mi aveva chiesto quali passi falsi abbiamo condotto. Allora, è evidente che chi non fa non sbaglia. Abbiamo dovuto prendere tutta una serie di decisioni molto velocemente, come tante aziende. Nel momento in cui operativamente, strategicamente devi correre, perché questo virus ci ha portato sicuramente ad una corsa, il rischio di perdersi le persone è alto. Cosa abbiamo fatto? Consapevoli che il rischio di perdere le persone poteva esserci, abbiamo chiesto alle persone che cosa ne pensavano, e quindi abbiamo chiesto attraverso una survey a tutti noi. Ci siamo interrogati su come stessimo vivendo il Covid, su qual era stata la reazione della nostra azienda e come veniva percepita da noi in azienda quel set di attività e di decisioni che c'erano state comunicate. Ebbene, i risultati sono stati molto positivi, però se dobbiamo andare a guardare esattamente e anche in maniera trasparente e condividere quello che è stato... Abbastanza orgogliosa, diciamo, della reazione dell'azienda, perché è una reazione corale, collettiva, che è venuta da tutti i manager e anche dalle persone. Credo che la cosa più importante sia stata la velocità della risposta. Questa volta non abbiamo tentennato, altre aziende, anche amiche, diciamo, hanno preso tempo fino a mercoledì, poi fino a venerdì, poi una settimana. Invece noi fortunatamente abbiamo risposto subito con un piano di medio e lungo termine, cosa che tipicamente si fa nei piani di business continuity, probabilmente di più nelle aziende come la nostra, che gestiscono servizi pubblici che non si possono interrompere. E abbiamo cercato di mantenere sempre e costantemente aperti tutti i canali di comunicazione interna, perché le persone erano un po' spaesate, no? Impaurite, mai era successo nella nostra generazione niente del genere. Cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente, in una sola parola, qui c'è scritto distanziamento sociale, di fatto, perché da prima dell'8 marzo, quindi dal 21 febbraio, quando ancora non si sapeva cosa fare, abbiamo ovviamente sospeso i viaggi, le trasferte, le aule di formazione, e abbiamo avuto la fortuna di avere già 21.000 persone che erano pronte per lo smart working, perché il nostro accordo sindacale è risalente nel tempo, è precedente alla legge sul lavoro agile, quindi avevamo già, come dire, fatto un buon allenamento a proposito di gym, no? Quindi erano già pronte, dotate di... Poi vedremo qual è il ruolo, se avrò un attimo di tempo, anche della tecnologia, delle dotazioni informatiche per poter essere efficaci nello smart working, ma diciamo erano pronti, plug and play a casa, via. Già lo facevano un giorno a settimana, hanno semplicemente esteso l'attività. E dopo l'8 marzo la situazione si è fatta dura, perché non si poteva proprio più uscire di casa, e quindi abbiamo pensato alle politiche di welfare come l'assicurazione sanitaria. Abbiamo dovuto, ahimè, gestire una sessantina di casi di Covid in azienda, e questo comporta sanificazioni, mappatura dei contatti e così via.
abbiamo 11.000 persone che non hanno mai smesso di lavorare, i colleghi con la pandina rossa che vedete per strada non sono venuti a casa vostra, sono andati negli ospedali a rinforzare, diciamo, le telecomunicazioni anche a Codogno, quindi sembravano, diciamo, usciti dallo spazio con la tuta, gli occhiali, eccetera, la mascherina, ma insomma... ovviamente è un tipo di mestiere che non ti consente ovviamente di avere paura, ma soltanto di essere prudente, quindi abbiamo agito con i protocolli di sicurezza. Parlavo di distanziamento sociale, a quel punto noi abbiamo fatto esattamente l'inverso di quello di cui parliamo oggi, cioè noi siamo passati dallo smart working all'home working, quindi diciamo, perché chi era già pronto è partito subito, dopodiché ci siamo rimboccati le maniche per remotizzare anche tutte le attività che potenzialmente potevano essere fatte a distanza, compresi i call center e così via. Certo. Come l'abbiamo fatto? Ovviamente, dicevo, il ruolo della tecnologia è importante, per essere efficaci devi avere, ahimè, l'hardware giusto, quindi un telefono performante, ovviamente noi qui giochiamo in casa perché il telefono aziendale, i colleghi di team ce l'hanno tutti, abbiamo dovuto consegnare velocissimamente migliaia di computer portatili perché per consentire, per abilitare le persone a lavorare da casa, non tutti lavorano solo con la posta elettronica, ci sono sistemi, diciamo, produttivi, no? Sistemi di workforce management o altri sistemi che girano su buoni computer, no? Quindi bisogna collegarsi alla rete aziendale, avere una buona VPN, quindi il collegamento a distanza, ma anche così non ce la facevamo, quindi abbiamo creato dei pacchetti software, dei kit con le istruzioni per consentire anche a chi non riuscivamo a fornire di PC portatile, ma che avesse, diciamo, un hardware utile a casa, di lavorare con gli strumenti personali. Quindi sicuramente l'importanza del lato operativo, del lato tecnologico a supporto di quello operativo. So che però voi avete fatto delle riflessioni anche un po' più soft, quindi su quelle che sono, diciamo, gli aspetti relazionali tra le persone e come in questa situazione, che insomma è quello su cui ci focalizziamo un po' oggi, anche certo, oltre a questi elementi, diciamo, le persone hanno reagito, no? So che tu hai fatto delle riflessioni insieme ai tuoi colleghi in questi mesi e mi fa piacere che tu le condivida con insomma, con i nostri ospiti. Sì, sì, diciamo, al di là della parte hard, poi c'è quella soft, no? L'hard abilita, poi dopo bisogna, come dire, agire. Cosa è successo in questi mesi, prima della fase 2, che stiamo iniziando adesso? Tante cose belle, ma anche qualche trappola, no? Tante cose belle perché le persone sono uniche e quindi reagiscono in modo unico, no? Io ho raffigurato l'eroe e l'impaurito. C'è stata una grande polarizzazione delle reazioni, cioè chi si è rimboccato immediatamente le maniche e ha cercato di essere utile, di dare supporto. Si dice che gli italiani danno il meglio nell'emergenza, in effetti posso dire che è abbastanza vero. Anche da parte dei manager c'è stato un supporto organizzativo incredibile. Remotizzare un call center da 5.000 persone in 3 settimane è una cosa immane, richiede, come dire, grandi capacità e grande buona volontà, e l'impegno di tutti, e c'è stato. Quindi per questo dico che in emergenza quello che sembrava impossibile in tempo di pace è diventato possibile. Dico l'eroe perché poi ci sono state anche iniziative molto belle che sono nate dalle nostre persone, l'idea di dare, non so se ricordate, a un certo momento furono bloccati i colloqui nelle carceri, no? Ci furono anche un po' di problemi. L'idea di dare i laptop, gli iPad alle carceri con la connessione per consentire, no, quello che stiamo facendo noi oggi, cioè di parlare a distanza con le loro famiglie, è stata un'idea di una nostra collega, e lo stesso per quanto riguarda gli ospedali, perché molti ammalati non potevano, non possono ancora parlare con le famiglie. Quindi si è messa in circolo una grande energia positiva. Certo. Questo è interessante, quindi energia che crea energia e propositività, questo lo rivedremo, sì, anche poi, no? Nella cultura, interessante, decisamente. Poi c'è chi si è impaurito e basta, certo. Quindi, che sono le stesse persone delle quali adesso il tempo è tiranno, ma adesso si farà fatica a chiedere il rientro in azienda, perché nasce la cosiddetta sindrome del nido, della capanna, ma insomma, questo è un altro discorso sulla difficoltà poi anche di uscire di casa adesso. Eh sì, certo. Non sarà facile. No.
Le parole chiave le avete già dette voi, diciamo, all'inizio, quindi non le ripeto. Confermo la fiducia, certamente la parola chiave, nei momenti di emergenza, ma in generale quando si lavora a distanza, continuare a comunicare, continuare, non perdere il filo. Le persone sono terrorizzate dal pensiero di perdere il contatto. E condividere i momenti difficili, i momenti di solitudine. Non tutti hanno una grande famiglia, no? Non tutti hanno potuto trascorrere questo tempo in maniera, non tutti hanno una famiglia serena, no? Tra l'altro. Quindi Certo. le implicazioni anche personali di questa fase di, come dire, paura, ma anche di forzato isolamento sono state tantissime e comunicare, condividere, lavorare. Ha dato una grandissima mano a tante persone. Poi ci sono i passi falsi, qualche trappola c'è caduto il sindaco di Milano, c'è caduto più di un politico quando ha minimizzato il problema, ma in generale quando le persone hanno paura a minimizzare il problema non è una buona cosa. Io diciamo, paragono sempre questo tema alle malattie psicosomatiche, no? Se ho il mal di pancia psicosomatico, io il dolore lo sento. Che mi venga detto che non è reale, ma no, che quindi chi minimizza non mi fa un favore, perché comunque Certo, sì. la percezione non è questa, no? Quindi il secondo passo falso, cioè, o meglio, la grossa trappola che non solo la mia azienda, io penso tutte, hanno, in cui sono incappate, è stato considerare smart tutto l'home Esatto, working. che è quello di cui ci stiamo occupando oggi Esatto, fondamentalmente, no? esatto. Quindi assolutamente in linea su questo. So che hai preparato un'altra slide. Ora veramente il tempo è un po' tiranno, però raccontaci velocemente cosa c'è in questo, perché secondo me ci sono degli Ma elementi vado molto interessanti. velocemente perché anche qui avete in realtà, anche nel sondaggio, avete colto tutti questi aspetti, no? Noi siamo partiti, dicevo, al contrario, eravamo organizzati per lo smart, quindi per quelle figure professionali che potevano lavorare per obiettivi, gestire i tempi della giornata. Noi nella nostra regolamentazione chiediamo di lavorare in un arco orario che va dalle 8 del mattino alle 8 di sera, liberamente, diciamo. Chiediamo 2 ore di compresenza la mattina e 2 il pomeriggio, in maniera tale da poter fare le riunioni, no? Quindi in tempo di pace, è molto flessibile, consente di gestire i tempi della giornata tra privato e lavorativo. È destinato a chi ha una certa autonomia professionale e gode di fiducia manageriale. Quindi i settori, i mestieri erano stati, come dire, congegnati così. In realtà quello che ci siamo trovati a fare dopo è stato l'home working, cioè estendere anche a mestieri che non rispondono a queste caratteristiche. La domanda che faccio nella slide è: il call center da casa è smart? In realtà abbiamo, come dire, fatto lavorare da casa i colleghi del call center, giustissimamente, ma il ciclo produttivo è rimasto inalterato, naturalmente. Abbiamo solo cambiato le location. E guardate, nelle pubblicità si vede sempre una bellissima ragazza che lavora in un loft californiano, molto confortevole, poi scende allo Starbucks. Non tutte le nostre case sono così, no? Hanno tutti Certo. nei telefilm hanno tutti dei ragazzini che sono stati educati all'Accademia Militare, quindi non disturbano, no? Mentre tu lo sappiamo lavori. bene tutti, forse qualcuno li ha anche sentiti. In realtà, come dire, alcuni mestieri legati a un ciclo produttivo un po' di fabbrica, tra virgolette, hanno orari e turni rigidi, no? Sì, Hanno certo. assegnazione automatica di attività e quindi si tratta solo di essere seduti in cucina invece di essere seduti in ufficio, che è un vantaggio in questo caso perché non hai tempi di spostamento, ma un po' può confliggere, diciamo, con le esigenze familiari e certamente non risponde a un concetto di smart, ma solo di delocalizzazione dell'attività. Bene, perfetto. Ottimo, senti, io so che qui ci sono degli elementi interessanti come l'equilibrio, la resilienza, che riprenderemo tra poco, quindi direi che innanzitutto vi ringrazio entrambe per l'intervento. Proviamo ora a fare una summa. So che tu avevi preparato anche questa slide, un po' di speranza, che è bellissima. Vabbè, un saluto, diciamo, ma vale anche per la fase 2. Esatto, vale per la fase 2. Io mi permetto di aggiungere questa, che invece è una slide interessante. Voi conoscete tutti, certamente, chi ci sta, insomma, ascoltando questo video. Mi fa piacere sottolineare che questo video, che è diventato virale, ha fatto più di 400.000 visualizzazioni, è un video che ha commissionato Tim.
era l'incipit di un corso sullo smart working e poi è diventato virale ed è diventato qualcosa che conosciamo tutti e che secondo me identifica bene proprio questa differenza tra home smart working con tutte le difficoltà. Quindi innanzitutto grazie a voi, proviamo, mancano 10 minuti, lo so, ci scuserà chi vorrà, potrà rimanere qualche minuto in più, proprio pochi, però adesso proviamo a chiudere il cerchio e andare sulle conclusioni, diciamo, che ci portano verso anche la risposta alla domanda che era quella del titolo di questo webinar. Ale. Sì, intanto grazie anche da parte mia a Marta e Giovanna per la loro presentazione, poi le ritroveremo entrambe tra poco nel Q&A finale. Quindi se avete domande per loro usate l'area chat per condividere fin da ora. Allora, possiamo dire che questi due interventi ci confermano ulteriormente la nostra definizione iniziale, cioè come la vera chiave dello smart working siano le persone e il modo con cui queste interagiscono tra di loro, no? Attraverso le conversazioni. E proprio la nostra esperienza di allenatori di conversazioni ci porta a dire che saper costruire relazioni empatiche tra le persone del proprio team attraverso conversazioni efficaci e autentiche è la spinta propulsiva essenziale per la costruzione, la diffusione e anche il mantenimento di una cultura organizzativa condivisa, no? Quindi l'attenzione alle persone e i risultati di business sono strettamente collegati, ok? E lo sappiamo, tra le tante ricerche che lo confermano, ne cito una interessante condotta da Doug Newborg, trovate qui come consiglio di lettura il suo libro, dal titolo interessante, The Most Important Lesson No One Ever Taught Me, cioè la lezione più importante che non mi ha insegnato mai nessuno. Ecco, lui attraverso una serie di interviste con persone di successo in diversi ambiti, dallo sport al business alla musica, Newborg ha individuato un principio comune che ha permesso a queste persone il raggiungimento di risultati di altissimo livello. Cioè, quello che è emerso è che questi top performer non si focalizzano tanto sull'obiettivo da raggiungere, okay? Quanto sul percorso che li porta verso l'obiettivo stesso, in particolare sul loro stato interiore durante questo viaggio e sull'arricchimento personale che ne consegue. Ecco, questo esperimento sembra valorizzare il concetto per cui il focus sul proprio stato di benessere personale alimenti la capacità di ottenere risultati eccellenti. Una volta creata questa connessione con il proprio sistema di valori ed emozioni, il passaggio successivo è portarlo verso l'esterno. L'equilibrio psicofisico individuale aiuta ed è condizione necessaria per aprirsi alla relazione costante e generativa con gli altri, che è una relazione che amplifica i risultati individuali elevandoli ai risultati di tutta l'organizzazione. Ricordiamo la nostra definizione iniziale di smart working, in cui il benessere delle persone era il presupposto per creare relazioni autentiche e diffondere una cultura positiva all'interno dell'organizzazione, no? Quella cultura smart di cui parlavamo. Quindi qual è il mezzo per creare e mantenere le relazioni autentiche? Qua siamo arrivati al punto chiave, sono le conversazioni. Quindi adesso qua passo la palla a Matteo chiedendogli in che modo possiamo far leva sulle conversazioni per creare una dimensione di lavoro veramente smart. Allora, ci provo a risponderti e proverò a farlo anche abbastanza velocemente. Abbiamo visto che lo smart working è caratterizzato da un focus forte sulle persone, in particolare su questa rinnovata, accresciuta fiducia, no? Nel rapporto tra dipendente, insomma, persona e azienda, individuo e azienda. Questa fiducia si esprime con l'aumento di flessibilità nelle modalità, nei luoghi di lavoro e con focus aumentato sul raggiungimento degli obiettivi, come dicevamo prima. Ecco, questo ci porta a dire che conversazioni come quelle che avvengono con i propri colleghi, con il proprio capo, con i propri riporti, direi ogni giorno, sono decisamente passaggi chiave. E io credo che questo sia il campo da gioco dove si perde o si vince ogni possibile sfida di cambiamento culturale. Se al centro ci sono le persone, ecco, le conversazioni sono l'elemento chiave per portarsi a casa veramente un cambio culturale che renda veramente smart questo nuovo modo di interagire e di concepire il lavoro. Vedete, qui c'è un consiglio di lettura, è un libro che sta sul mio comodino e non ho ancora finito, quindi è un consiglio, diciamo, un po' light, però è molto interessante perché è un libro che racconta proprio della potenza delle conversazioni. Qui si parla di alcune tipologie di conversazioni proprio per trainare la cultura. Ecco, proviamo a raccontare un po' cosa sono le conversazioni e quali caratteristiche hanno. Innanzitutto le conversazioni hanno molte direzioni, possono essere top down, possono essere bottom up, possono essere, diciamo, peer to peer, ma possono anche essere circolari. Sono quindi, diciamo, un fluidificante vero di quella che è la dinamica, diciamo, interpersonale tra le persone in un'organizzazione. Aggiungo che le conversazioni
qui consentitemi, ho preso un modello che abbiamo sviluppato in Skill Gym, ma solamente per dire una cosa, che le conversazioni che sono definite, come dire, un fenomeno estremamente soggettivo, sono in realtà caratterizzabili, lasciatemi dire, strutturabili per tipologia, per direzione, abbiamo visto, per area di miglioramento. E questa è una buona notizia, perché? Perché poi si può andare a identificare quali sono le aree di miglioramento per tipologia di conversazione. Ed è possibile poi misurarle, questo è interessante, misurarne l'efficacia. E ci chiediamo spesso, insomma, ce lo chiediamo noi perché ce ne occupiamo come allenatori di conversazioni, ma senza dubbio se lo chiedono probabilmente in molti, no? Un fenomeno che è considerato soggettivo è però categorizzabile in alcuni gruppi di conversazioni, è categorizzabile in alcune aree di miglioramento personale che si possono sviluppare attraverso le conversazioni ed è misurabile. Beh, è misurabile in tanti modi, no? Ci sono le competenze, ci sono le skills, ci sono i comportamenti. Nella nostra esperienza noi possiamo dire decisamente che sono due le chiavi di lettura, di misurazione delle conversazioni, e sono l'efficacia, quindi la capacità di portarsi a casa degli obiettivi in un certo tipo di conversazioni, e la consapevolezza, che credo sia il più importante, no? In termini di sviluppo comportamentale degli esseri umani. Quindi la consapevolezza, cioè il rendersi conto di quello che si sta facendo in una conversazione, di quello che si sta ottenendo o meno, è assolutamente l'altra metrica chiave. Ecco, è proprio perché ci sono delle metriche, ci sono delle modalità di conversazione che sono strutturabili organizzabili, diciamo, rispetto a aree di miglioramento, la buona notizia è che queste conversazioni sono allenabili. E questo è un elemento chiave, perché evidentemente se sono questo il fluidificante di una, come dire, di un cambio culturale all'interno dell'azienda ed è possibile identificarle ed è possibile allenarle, abbiamo una strategia per passare forse da remote working a smart working. E questo è decisamente una buona notizia, un elemento chiave, soprattutto per quello di cui ci stiamo occupando oggi. Ale? Sì, allora, ci sono diversi tipi di conversazioni e ce ne sono alcune di basilari, no? Che non possono non avvenire, ad esempio dare un feedback o discutere le priorità, delegare un task a un collaboratore. Poi ci sono alcune conversazioni che non sono scontate, che non avvengono in modo automatico nella normale quotidianità operativa, ma che bisogna in qualche modo andarsi a cercare, favorirle, no? Che possono diventare dei veri acceleratori per diffondere questa smart working culture. E ad esempio una conversazione informale con il proprio capo in cui magari anticipare proattivamente quelle che sono le sue aspettative e consolidare la vostra relazione, oppure le conversazioni di networking, no? Che sono particolarmente necessarie in questo periodo in cui creare una rete di relazioni anche a distanza è reso più difficile, no? Per la situazione in cui siamo costretti. Ecco, volevo citare Lei Ann, che è un'esperta di coaching per lo sviluppo delle soft skills, che ha notato come questo tipo di conversazioni richiedano di mettere in pratica delle skills che lei definisce tribali, perché hanno una forte connotazione sociale e perché rappresentano in qualche modo un momento di passaggio cruciale nella nostra carriera, e una volta che le sappiamo gestire correttamente. Quindi mettiamo il consiglio di lettura al suo sito qui sotto. Quindi abbiamo visto alcuni esempi di conversazioni, velocemente, che quando agite con empatia, diciamo, è anche un senso di inclusione, contribuiscono a creare un'autentica cultura di smart working. Adesso vorrei vedere velocemente quali sono le azioni chiave da mettere in pratica per facilitare lo sviluppo di queste conversazioni e dunque la generazione di un ambiente culturale smart. Quindi ancora una volta, questo non è un elenco esaustivo, ci sono tante possibili azioni oltre a quelle elencate. A me piace insistere su queste 5. Se voi ne avete altre, scrivetele nell'area chat, così poi le discutiamo. Allora, la prima azione fondamentale è mantenere gli equilibri, lo dico al plurale, perché ce ne sono molteplici. Cito due ad esempio, pensiamo all'equilibrio tra la sfera personale e quella lavorativa, il cosiddetto work-life balance, però anche l'equilibrio inteso come la capacità di mantenere un proprio bilanciamento emotivo, no? Ne parlavamo prima dell'importanza del lavoro su se stessi, che poi ovviamente influenza e si manifesta anche nel rapporto che abbiamo con gli altri. Dopo, successivamente, il learning, quindi l'apertura allo sviluppo personale, alla crescita, non sentirsi mai arrivati, ricordiamo la ricerca di Newborg, l'importante è il percorso più che l'obiettivo, l'apertura all'imprevisto e all'imperfezione, cioè non vedere l'errore come qualcosa da evitare assolutamente, ma prevederlo come elemento fondamentale nel processo di apprendimento, quindi favorire una cultura
basata sulla valorizzazione dell'imperfezione come fattore che può portare un valore supplementare che non era prevedibile inizialmente. E su questo punto qua che è cruciale, no? L'apertura all'errore, abbiamo due consigli di lettura. Uno, il Cigno Nero, che ci mostra anche come gli aspetti tragici e inaspettati possono essere uno stimolo a generare cambiamento in modo molto più veloce rispetto a un percorso pianificato e organico. E immagino che ricorderà qualcosa a molti di noi, no? Il fatto di usare eventi tragici anche come possibile opportunità. L'altro libro è Il valore dell'imperfezione, che racconta l'importanza dell'imperfezione e del reimpiego applicati al design. Ad esempio, tutti forse avete presente la pratica 8, l'autonomia professionale che comporta lavorare tra virgolette da soli o comunque a distanza. Certo, sono molto più bravi di noi a comunicare attraverso i social, a tenersi connessi. Risolvere problemi complessi completamente da soli richiede a volte, come dire, esperienza e, ripeto, resilienza, quindi grande capacità di reazione, che non sempre i giovani hanno, ma non, semplicemente perché se la stanno creando, non per altro. Ma questo è interessante anche perché va a confermare, Giovanna, che diciamo, il fatto della tecnologia e la capacità di utilizzo dei canali digital è solo una parte, un ingrediente, no? Di tutta quella che è la cultura che poi bisogna mettere in campo per gestire una situazione come questa. Tra l'altro Matteo ci fa una domanda a te, Giovanna, chiede che impatto ha avuto tutto questo sui canali di vendita e soprattutto sui canali di vendita fisici, no? Quelli dove il contatto diretto con il cliente è particolarmente importante. Sì, allora, diciamo abbiamo avuto una grandissima... La rete di telecomunicazioni ha avuto un utilizzo spaventosamente alto, no? Quindi c'è stato un raddoppio addirittura in certi momenti, nella seconda settimana di crisi, e tutti facevano, come dire, streaming, eccetera, e un 30% di incremento sulla rete mobile. Le comunicazioni sono state molto sotto stress, in termini di vendita pochissimo, nel senso che la movimentazione, diciamo, della clientela da un gestore all'altro, eccetera, è stata assolutamente minima. Noi abbiamo tenuto sempre aperti i nostri negozi con un orario ridotto, ma diciamo la pedonabilità era crollata, quindi abbiamo avuto un 20% di efficacia, diciamo, però cioè, ci abbiamo tenuto a mantenere aperto il canale fisico, perché purtroppo non tutti gli italiani, non tutte le persone, come dire, hanno un accesso facile ai canali web, ai canali remotizzati, e se un servizio deve essere di interesse pubblico, a volte bisogna stare aperti in perdita. Grazie per questo. Marta, forse una domanda, la stessa domanda anche per te, insomma, come vedi questo approccio, diciamo, di conversazione, no? Di leadership conversazionale, se vogliamo, di conversazioni come fluidificante anche rispetto allo sviluppo di una cultura di smart working? Sì, allora, grazie. Sicuramente condivido quello che abbiamo detto, poi insomma in queste settimane lavorando insieme anche sicuramente ci siamo trovati concordi, no? Su quello che è per noi fondamentale nel momento in cui parliamo di creazione della cultura e di una creazione di una cultura condivisa, che quindi passa per forza di cose dal parlarsi, no? E dal conversare. Io mi aggancio a due punti. Torno al tema della tecnologia. La tecnologia è un fattore assolutamente abilitante, diventa fondamentale, è fondamentale, diversamente non saremmo riusciti a garantire in tanti casi la continuità di molti dei nostri business. Però il fattore di scelta e il fattore di empatia, che sono tipicamente dell'umano e che sostanzialmente non saranno mai, diciamo così, sostituiti da una macchina, per quanto evoluta possa essere, grazie alla scelta e all'empatia, appunto, l'umano si rafforza, proprio perché grazie alla tecnologia riesce ad avere degli strumenti ulteriori su cui, diciamo così, valorizzare queste due caratteristiche intrinseche che continuano ad essere fondamentali, quanto più in questo momento: empatia per parlare, per ascoltarsi,
per essere attivi nell'ascolto e anche per comprendere quello che gli altri ci stanno raccontando, scelta perché di nuovo, comunque in questo momento è fondamentale che anche chi è guida di un team, piccolo o grande che sia, rappresenti davvero un punto di riferimento per le sue persone, esorti le persone ad essere team. E qui c'è un concetto di cui abbiamo disquisito particolarmente anche in passato, nelle settimane precedenti tra noi. Siamo passati da un manager, da un management che puntava tutto sull'efficienza, quindi alle volte anche con un tema di stress delle persone perché bisognava ottenere il risultato nel minor tempo possibile. Adesso ha un concetto anche di manager che punta all'efficacia del proprio messaggio, all'efficacia del proprio gruppo, proprio perché grazie appunto alle conversazioni viene a generarsi questo piacere di fare le cose insieme, costruirle, assistere, diciamo così, anche alla crescita dei progetti e vederle implementare, peraltro in un momento in cui sembra tutto più difficile perché siamo da remoto. E quindi ecco, sicuramente il conversare, il parlarsi continua ad essere sempre di più un elemento di la chiave differenziante per poter sviluppare questa cultura. Grazie, grazie molto. Questo è un bellissimo passaggio. Io ho una domanda, insomma, un po' da 1 milione di dollari. Poi sono le 7:20 quasi, quindi ormai abbiamo sforato, tutti i famigli aspettano, però ci sono 25 persone che sono qui con noi e stanno tenendo duro. Non so se si sono addormentati o se sono andati via, però in qualche modo sono ancora qui. Io ho una domanda, diciamo, forse anche un po' generale, però ora, prima o poi questa emergenza, in un modo o nell'altro, se ne andrà. Succederà in un mese, succederà in un anno, succederà in 2 anni, prima o poi troveremo una nuova dimensione in qualche modo, piano piano sfumerà questo, e mi auguro il prima possibile, ovviamente. Cosa ci resterà di tutto questo? Ci dicono ci siamo, è interessante. Grazie, Sofia. Se qualcun altro vuole commentare, dire anche lui se è interessante o meno, per favore fateci sapere che siete, non siete dei bot. No, in realtà la mia domanda è questa, cioè cosa resterà di questa esperienza secondo voi, no? Al di là della fase 2, 3, 5, 6, 7, 8 che ci sarà? Cos'è che ci rimarrà? Ovviamente focalizziamoci un attimo sul tema dello smart working per come l'abbiamo orientato oggi. Qual è la vostra visione da donne d'azienda, no? Rispetto al vostro diciamo, vissuto nella vostra realtà, ma anche nella vostra esperienza di carriera, no? Visto che c'è qualcuno che dice ne abbiamo già viste altre. Di crisi del genere, chi dice questa è la prima, la nostra generazione non è mai stata toccata da qualcosa di così grave. Cosa ci resterà di tutto questo? Susanna dice la fiducia nei lavoratori, questo è un grande punto. Eh sì. Penso che in qualche modo è stato fatto un passo Sì. Beh, da cui non si può tornare forzato, ma da cui non si torna indietro, perché poi un po' la paura di ritornare al lavoro, un po' come dire, l'orgoglio di aver dimostrato di poterlo fare anche in altro modo. Lasciatemela dire in modo brutto così, però ditemi voi, teniamo lo stesso ordine, dai, Giovanni, poi sì, Mario. no, Abbiamo no, fatto no, non due. si torna indietro, non si torna indietro perché sono caduti dei muri di diffidenza enormi che erano, diciamo, di tutte le aziende, nel senso, stamattina c'era uno studio che diceva che prima del Covid, diciamo, non più del 30% delle aziende avevano una percentuale di smart worker e che più dell'80% adesso pensano di proseguire. Poi ci sono delle trappole anche lì, perché pensare di farlo magari per ridurre i metri quadri dell'ufficio non è proprio un bel pensiero, no? Perché, cioè, però Ma è dietro l'angolo questo pensiero, eh? oggettivamente non si tornerà indietro, perché le persone hanno capito quanto vale, perché la viabilità, perché l'ambiente, perché come dire, la qualità anche della vita nelle nostre città ne gioverà, no? E quindi e quel rapporto di fiducia si è rafforzato. La consapevolezza che chi lavora in ufficio lavora anche a casa e chi non lavora in ufficio non ha voglia, non lavora neanche a casa è diventata, diciamo, prova provata. Quindi la produttività è un tema che ha a che fare in maniera di striscio con lo smart working.
ce l'ha con l'home working, però veramente no, non si torna più indietro da questo punto di vista, troveremo altre modalità per organizzare il lavoro. L'errore che non va fatto, e mi taccio, è fare home working, cioè spostare il luogo. Bisogna fare un'analisi seria su cosa serve e modificare l'organizzazione del lavoro. Poi la cultura. Sarà smart working. Cultura. Certo. Beh, diciamo curioso che come abbiamo guadagnato un partecipante. Commentare... No, no, sì, figurati. No, volevo solamente fare un collegamento con i commenti nel frattempo che sono arrivati da Valentina e Sofia, certo, cui in qualche modo sottolineano che sono caduti degli alibi, no? Il fatto che non sono più scuse a dire non facciamo un cambiamento, perché è stato dimostrato in maniera completamente provata dai fatti. Eh sì, è vero questo. Il cambiamento si può avvenire e tutti si possono adattare al cambiamento. Certo, vero. No, sottolineiamo per fare una battuta che con questo abbiamo guadagnato un partecipante, forse qualcuno che è in anticipo per il prossimo webinar o che ha sbagliato link, ma abbiamo cresciuto il numero in un orario ormai lontano. Marta, che cosa aggiungi a questo? Ma allora, credo che quello che abbiamo detto racchiude abbastanza, diciamo così, tutto quello che c'era già da dire, nel senso che il tema di, appunto, anche dell'opposizione al cambiamento è un tema culturale non da poco. Sono convinta che si parla tanto ormai da anni di quelli che potranno essere i mestieri del futuro, di quelli che saranno, del fatto che la tecnologia ha rimpiazzato tutta una serie di ruoli e professionalità. Ci sono studi di settore su questo, no? Insomma, ne leggo parecchi. Ritengo però che in realtà il Covid ci ha messo di fronte ad un fatto su cui in realtà stavamo già ragionando da tempo. E non parlo solo di Bill Gates, di tutti questi studi che in qualche modo qualcuno aveva già fatto, parlo proprio del fatto che sono, ripeto, anni che si parla di come la tecnologia andrà ad impattare sulle professionalità. Noi abbiamo pensato alla tecnologia, perché era qualcosa che stavamo vedendo, nessuno si sarebbe aspettato un Covid, ma in realtà noi dobbiamo considerare che in questa logica ormai così globale, di mondo globale realmente, di globalizzazione propriamente detta, ci saranno una serie di fattori a noi ignoti che continueranno a fare evolvere quelle che saranno le necessità di persone con non solo competenze tecniche, ma sempre di più competenze soft. La capacità quindi di lavorare su dando, diciamo così, per scontato le competenze tecniche che devono essere il must per poter accedere al mondo del lavoro, ma facendo forza sempre di più su quello che è, su quelle che sono le proprie attitudini, su quello che sono appunto le competenze trasversali che poi vanno a impattare sulla modalità di comunicazione, di ingaggio, di generazione della fiducia. E quindi in realtà noi ci stiamo preoccupando spesso troppo di quali potrebbero essere le nuove tecnologie, di che cosa potrebbe arrivare, ma in realtà il punto focale è che per resistere resilienti e vincenti sul mondo del lavoro dobbiamo dotarci di e dobbiamo fare la palestra su queste competenze trasversali. Io nel mio piccolo sono una ragioniera che poi è diventato un ingegnere gestionale e mi trovo ora a parlare con voi di competenze soft. Posso dire di essere la principale esperta in materia? Non credo, sinceramente non credo. Una cosa è sicura però, la curiosità e il fatto di poter essere sempre appunto a disposizione per imparare, per conversare, per capire che cosa c'era oltre, è un qualcosa che poi mi ha portato nella vita a fare scelte che probabilmente me non avrei mai pensato. Ecco, io credo che l'avversione al cambiamento che questo Covid in qualche modo ci ha fatto buttar giù sia un qualcosa, invece sia un'attività, un atteggiamento, una soft skills che sarà vincente da qui a fino a quando continueremo a parlare di mercato del lavoro. Grazie, grazie molte. Ale, vuoi previsto un commento da Matteo che ci dice, esatto, condivido il fatto che
va fatta un'analisi ingegneristica e sociologica per capire chi è più propenso per fare reale smart working. Molte persone vorranno ritornare in ufficio in maniera fisica perché non sono mentalmente pronti o vedono nell'ufficio un'emancipazione personale. Questo è un elemento chiave interessante che si collega a quello che ci avete detto. Io vi ringrazio molto, ringrazio tutte le persone che sono state con noi, ringrazio in particolare Alessandro, Giovanna e Marta per essere stati con noi oggi, per averci donato anche più del tempo previsto. Credo sia stato almeno per me molto interessante, c'è qualcuno che ce lo dice anche sulla chat, quindi bene. E mi è piaciuto molto questo scambio finale. Eravamo un po' preoccupati del tempo, come avete visto, ce l'eravamo detti, e in effetti abbiamo dovuto un po' suonare il gong negli interventi, velocizzarci per chiudere diciamo in un orario che però è diventato le 7:30, quindi sono ancora molti qui. Quindi grazie a tutti per essere stati con noi e insomma se volete approfondire il tema teniamo i canali aperti, ci trovate tutti e quattro su LinkedIn piuttosto facilmente, qui ci sono anche le email mie di Alessandro, c'è il nostro sito Skill Gym, venite a trovarci, scoprite di cosa ci occupiamo, quindi allenare conversazioni e se vi fa piacere vedere di cosa si tratta siamo qui, per il resto avremo presto un altro webinar, quindi vi tampineremo di nuovo. Dobbiamo fare la terza, diciamo, sessione con Giovanna e la seconda con Marta prima o poi, quindi insomma ormai sono delle webinariste professioniste. Grazie a tutti Grazie e mille. insomma alla prossima. Grazie a voi, Ciao buona a serata a tutti, tutti. grazie, buona serata, a presto.